Ben ritrovati, ben ritrovate sul mio canale YouTube all'appuntamento del martedì con la Mixed Art. Oggi un progetto veramente interessantissimo, un regalo da fare, ma anche sicuramente qualcosa che potrete tenere per voi stesse, perché è un contenitore di tag e bigliettini di ogni genere. Sono stampata per fare questo progetto dei fogli, disegni che mi piacevano, disegni natalizi. Li ho stampati su carta, però poi ho fatto sia il davanti che il dietro, in modo da rendere un pochino più consistente il foglio, perché sennò era troppo sottile. Una volta stampato, piegate a metà e mettete da parte. Prendete altri due fogli, stampate altri due fogli e andiamo a tagliare in questo modo. Dalla base, quindi da qua, prendete la misura di 2 inci e mezzo, che sono 6 centimetri e mezzo. Segnate partendo dalla base 2 inci e mezzo. 2 inci e mezzo, segnate un punto. Questa cosa la fate anche dall'altra parte. Ripeto, sono 6 centimetri e mezzo. Poi prendete la metà del vostro foglio. Dalla metà tenetevi, quindi la metà è questa, tenetevi 1/4 di incio da una parte e 1/4 di incio dall'altra parte. Sarebbe un mezzo centimetro circa. Quindi, dopo aver segnato, quindi da questa punta a da questo segno a questo segno, dovete tagliare, quindi fare questo intervento. Così. Questa è la mia metà. Ho tagliato questi due pezzi. Non buttateli perché ci serviranno ancora. Mi sono stampata questa volta sulla carta da lucido sempre un altro disegno in modo da avere questo disegno mi piaceva di più e ho ritagliato un 2 inch su questa striscia da 2 inch che sono 5 centimetri. Questa striscia la vado a incollare qua sotto. Vado a incollarla qua sotto, ma solamente di lato il fondo e l'altro lato. Oppure potete cucirla. Io alla fine ho optato per cucirla. Ho fatto un punto a macchina, un punto dritto semplicissimo, anche qua in mezzo. Così si creano le taschine. Prendiamo i due triangoli che avevamo lasciato da parte prima e andiamo a segnare partendo da qua, 1 incio e mezzo, 1 incio e mezzo e segniamo e andiamo a tagliare. 1 incio e mezzo sono 3,75 centimetri, 3 e mezzo. Vado a tagliare qua. Vi ritrovate ad avere 4 pezzi così. Con il tampone ho sporcato di inchiostro e passo su tutti i bordi. Ritagliate un altro triangolo di carta perché vi servirà come base perché creiamo un'altra tasca. Anzi, due tasche, due triangoli uguali, che sono esattamente questa misura, eh? Ecco qua. Allora, adesso andiamo a incollare il bordo, quindi qui e qui, in modo che qui rimane aperto per la tasca. Poco perché deve esserci la taschina, quindi non mettete troppa colla. E poi andate a posizionarlo così. Facciamo la stessa cosa con questo,
quindi questo rettangolo che andremo poi a posizionare qua sopra. Questo è come si presenta una volta che avete incollato i vari pezzettini. E poi io ho aggiunto questo nastro che mi piaceva molto. Potete aggiungere un pizzo o un altro nastro che vi piace. L'importante è che lasciate l'apertura qua e questo rimane così. Questa stessa cosa andiamo a farla nell'altro angolo. Poi questo andiamo ad incollarlo dietro al vostro foglio che avete preparato prima, qua dietro, in questo modo. Sempre andiamo con un punto di colla. Io ho passato anche con la macchina da cucire, giusto per dare un pochino più di disegno, di tono a quello che può essere il lavoro. E adesso vado a incollare. Ricordatevi di incollare solamente questa parte, perché qui si crea un'altra tasca. Quindi incolliamo bene e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E qui abbiamo il pezzo finito. Come vedete qua ci sono due tasche e ancora qua un'altra tasca. E questo è il progetto ormai quasi terminato. Cosa possiamo fare? Qui possiamo riempire di tag sia da questa parte che dall'altra parte. Sulla carta da lucido ho nuovamente stampato un disegno, ho ritagliato la carta e adesso vado ad incollarla sulla copertina che ho già creato, quindi sulla parte, quella che diventerà la parte davanti. Io uso il gel in questo caso perché è fantastico, mi incolla perfettamente e è uno di quei prodotti che uso veramente sempre. Ho incollato anche dall'altra parte, adesso si deve asciugare, quindi è ancora un pochino morbido. Ho cucito all'interno in modo tale che rimane bello fermo. Ho aggiunto un piccolo campanello e chiudo con un bel nastro rosso e un fiocco. Cosa ne dite? Non è un regalo carinissimo da fare? Pensate a quante tag e a quanti bigliettini ci possono stare qui. Qui vedete che io ho creato, tanto per darvi un'idea, taschine. Potete aggiungere tantissime tag, tantissimi bigliettini e per una appassionata di tutto questo penso sia veramente un regalo da fare. E come biglietto d'auguri per un'amica, io penso che sia un'idea fantastica. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, cliccate sulla campanella per ricevere sempre le notifiche e vi auguro una buona settimana. Al prossimo incontro di Mixed Art.